liceo internazionale è un liceo innovativo che tiene conto e vuol conservare la grande tradizione liceale italiana, ma nello stesso tempo vuole adattarla alle metodologie e ai tempi dei percorsi internazionali. Le sue caratteristiche sono il bilinguismo, l'italiano come lingua madre e l'inglese come lingua della cultura scientifica e di tutta la produzione scientifica. I nostri giovani devono avere questa competenza ad altissimo livello per poter fare delle scelte personali domani nel percorso successivo dell'istruzione e poi nel mondo del lavoro. Altra caratteristica del liceo è che ogni alunno entra in un percorso di rete guidato dagli insegnanti e dai tutor e attraverso le sue scelte si costruisce il suo percorso terminale, si costruisce anche il suo diploma. Abbiamo quattro tipi di diplomi possibili: liceo classico, liceo scientifico, liceo delle scienze umane di indirizzo economico-sociale e liceo linguistico. A Milano il liceo internazionale è partito nel 2011, abbiamo infatti i primi alunni che si trovano attualmente nella classe terza, cioè all'inizio del secondo biennio. L'anno prossimo, nel 2015, sosterranno l'esame di Stato al termine del quadriennio, quindi 2 anni più 2 anni. Stiamo iscrivendo per l'anno scolastico prossimo una settantina di alunni in 3 classi. Mobilità e internazionalizzazione è una delle esperienze fondamentali di questo liceo, perché gli alunni sono accompagnati a riflettere proprio sulla dinamica internazionale, valorizzano la tradizione, l'esperienza e la cultura italiana ed europea, ma vengono messi immediatamente a contatti con un'esperienza direi molto più vasta. Gli alunni costruiscono il loro profilo finale attraverso delle scelte, cominciando dal primo anno. Questo significa che gli alunni svolgono un'attività guidata dagli insegnanti che è concentrata sugli oggetti di sapere, ma i materiali sono direi scelti a livello individuale. Ciascun alunno costruisce la sua propria personale antologia, a differenza dei percorsi ordinari in cui l'antologia, per esempio, della letteratura è comune ad ogni studente. Infatti anche la struttura non è legata a un orario settimanale, ma è una struttura fatta a moduli. I moduli cambiano e quindi cambiano anche in alcuni casi i docenti di questi moduli, che sono coloro che rappresentano il contatto con l'aspetto più evoluto di ogni tipo di sapere. Il 50% vengono svolti in lingua inglese. Non si tratta di una contrazione di un programma di 5 anni in 4 anni. Il tempo alla fine è un tempo direi organizzato in maniera diversa e quindi ottimizzato. La modularità riduce tutta la ritualità e quindi la vischiosità del tempo scolastico che abbiamo conosciuto tradizionalmente. La valutazione è tutta esterna al percorso scolastico, per cui l'orario scolastico è dedicato integralmente all'attività di lavoro in cui gli alunni sono protagonisti. Lo spazio della scuola è il luogo in cui lo studente attiva un percorso che poi dopo conduce anche personalmente. C'è un cambiamento, diciamo, di struttura. In questo senso il percorso ha qualche somiglianza con le migliori esperienze di carattere internazionale. Al centro di questo percorso c'è la capacità di giudicare il sapere e di quindi farlo diventare patrimonio personale, sapendo anche poi come può essere utilizzato. Che se non avessimo un'esperienza in Toscana, mancherebbe a questa rete un punto fondamentale ed essenziale, sia per la sua tradizione che per la capacità innovativa di questa regione.